Assessore, sta andando avanti il piano del verde del comune di Teramo, però insomma la gente ancora si lamenta, c'è ancora molto da fare, si trovano tutti i giorni discariche a cielo aperto, e queste benedette fototrappole? Le fototrappole hanno iniziato l'installazione, quindi adesso non è che devo dire dove sono state installate. Quindi ho detto che sono iniziate l'installazione, li stanno mettendo in diversi punti che ho segnalato. Quindi speriamo di avere qualche risultato a breve, perché sennò qualcuno mette in dubbio anche questo. Abbiamo fatto una convenzione con le guardie ambientali proprio per raggiungere risultati di verifica e controllo del territorio. Ma purtroppo sa benissimo che, lo vede lei, un'altra microdiscarica ieri nella contrada Carapolla, dappertutto, oramai c'è una cattiva abitudine che dobbiamo combattere, ma non è una battaglia facile da combattere se non c'è l'appoggio pieno dei cittadini che denunciano certe situazioni. Poi ci sono anche le aree, insomma, voi state lavorando anche per rimettere a posto i parchi gioco, ovviamente il verde delle scuole. Beh, siamo in ritardo, ma la verità è che ci siamo alla fine dovuto cercare di trovare delle risorse aggiuntive, perché l'impresa aggiudicataria di una gara di 2 anni fa praticamente sta mettendo a posto tutte le scuole. Siamo quasi all'ultimazione delle scuole e poi comincerà ad organizzarsi per fare manutenzione del verde sui parchi gioco. Contemporaneamente stiamo affidando a 2 imprese, una ha avuto l'affidamento, una aveva problemi sulla piattaforma, quindi sta regolarizzando la sua posizione, e tra oggi e domani San Nicolò, c'è un'impresa che inizia proprio il lavoro occupandosi di San Nicolò, quindi a breve speriamo che possa entrare in campo anche l'altra impresa. Ci scusiamo con i cittadini perché i parchi giochi sono 42 in tutta la città di Teramo e frazioni, quindi non sono poche, le aree verdi sono un'enormità, le risorse impegnate sono pochissime, però ecco, dobbiamo piano piano non lamentarci, cercare di ritrovare Ci vuole un risorse. po' di pazienza. Ci vuole un po' di pazienza, quindi speriamo nel giro, mettendo in campo 3 imprese per la manutenzione del verde, sicuramente nel giro di una decina di giorni daremo risposte importanti. Qualche cittadino si è lamentato dei giardinetti antistanti il municipio di Teramo, parliamo quello di Piazza Orsini. Eh sì, sta in uno stato indecoroso. Io ho segnalato alla Team, che si occupa di quel giardino, di curare meglio la manutenzione, di rimettere i fiori a posto, di curare in verde. Solleciterò ancora di nuovo, ma tra l'altro lì penso devo anche occuparmi per quanto riguarda se si può fare qualcosa per migliorare il posizionamento delle protezioni, perché veramente nel centro della città. Insomma, vedere quel giardino ridotto così fa quasi rabbia. Se si possono trovare soluzioni migliori per cercare di migliorare il decoro di quel posto così importante della città.